raccontando di festival in festival qui, per il posto delle parole, siamo nuovamente al Festival di Fano, Passaggi Festival, con un incontro molto particolare, giovedì 26 agosto, dalle ore 17:30, sarà protagonista il giornalista Marco Bracconi. Ci siamo illusi fosse solamente smart working, ma è la società dei corpi che rischia di sparire. Tutto parte dal suo saggio Marco Bracconi intitolato La mutazione, pubblicato da Bollati Borigheri. Intanto buonasera Marco Bracconi e benvenuto nel posto delle parole. Buonasera, buonasera a voi e grazie. Ed eccoci qua per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, partendo dal suo libro della collana Incipit di Bollati Boringhieri. Ecco, il suo libro ha un titolo importante perché entra subito a gamba tesa nel problema, la mutazione. Ecco, ma secondo lei noi ci rendiamo conto che siamo all'interno di questa mutazione o non ce ne accorgiamo? Guardi, non saprei dire se ce ne rendiamo conto oppure no, ma so però, perché lo avverto istintivamente con grande nitidezza, che qualsiasi cosa noi possiamo pensare di quello che sta accadendo alle nostre vite, alla struttura del nostro mondo, facciamo pochissima resistenza. Ecco, di questo mi sento abbastanza certo. Ce ne accorgiamo o non ce ne accorgiamo che è in corso una mutazione che appunto nel libro, il titolo del libro allude alla mutazione della rete, il digitale, la sua grande funzione di supplenza durante il lockdown, ma in qualche modo essendo la rete diventata un sistema mondo, tutto ciò fa sì che è l'uomo stesso che sta mutando, perché il suo intero ambiente è ormai un ambiente declinato per via digitale. Ecco, il lockdown è stata una grande dimostrazione di forza del digitale e del nostro sistema digitale, dell'idea stessa di concepire il futuro legato in modo inevitabile al digitale. Futuro digitale, futuro digitale è importante, Marco Bracconi, però oggi come oggi io mi devo rendere conto, io tutti quanti noi, che siamo per forza di cose in uno snodo culturale di civiltà straordinario, ed è qui la cosa, mi tremano i polsi a dire questa cosa, però è vero, perché se mutazione è come è, deve essere una mutazione e anche una mutazione di civiltà. Oggi è questo l'impegno di tutti, nessuno escluso, ognuno col suo piccolo mattoncino, fino ad arrivare alle istituzioni che devono avere forse una capacità culturale che temiamo non ci sia. È anche vero che le istituzioni sono quasi sempre, spesso, diciamo, espressione delle opinioni pubbliche e dei sistemi di pensiero e del senso comune di un'epoca. Io penso che, come diceva lei giustamente, il punto vero è la consapevolezza. Il punto vero è la consapevolezza che è stata travolta dalla velocità della rivoluzione tecnologica a cui abbiamo nemmeno assistito, ma che ci è passata sotto gli occhi con la velocità fulminea di una cometa, di una stella cadente. Ecco, cioè noi non siamo stati nemmeno in grado di cogliere, perché 10 anni, 15 anni al massimo, il primo video su YouTube è del 2005 se non sbaglio, ecco, quello che poi è diventato il mondo, quello che è diventata l'economia mondiale e il livello di dipendenza e le conseguenze del nostro aver attribuito questo peso alla rete nel nostro mondo. Ebbene, tutto questo è stato, da una parte, ha aperto una quantità di problemi epocali, e dall'altra si assiste a una consapevolezza del tutto inappropriata, del tutto sproporzionata rispetto a questi passaggi. Ecco, che cosa stiamo facendo dell'uomo? Ho l'impressione che sia un dibattito che viene scansato, capito? A volte anche col sopracciglio alzato, perché comunque dal progresso e da internet non si torna indietro. Ecco, dopo il lockdown è successo questo nel mio libro, io lo provo a spiegarlo. È vero, non si torna più indietro, la mutazione ha in qualche modo cambiato status perfino alla rete, il futuro sarà per forza digitale, però attenzione, non si torna indietro non può voler dire abbattere il pensiero critico e ricordarci sempre che le nostre invenzioni, il prodotto della nostra tecnica, non può diventare la lepre che inseguiamo, deve restare uno strumento nelle nostre mani, altrimenti
Questa si chiama eterogenesi dei fini, comanda il progresso, non comanda più l'uomo. E allora sta diventando tutto quanto, lei diceva poco fa di non abbattere, si spera di non abbattere il pensiero critico, però la prospettiva che vediamo oggi è una prospettiva unica, no? Se è tutta digitale, però anche se il digitale è polimorfo. Sì, è una prospettiva unica perché anche il Covid addirittura ha aiutato, ma perché lo era già prima, ecco, nel libro io spiego in più passaggi che non dobbiamo parlare di una novità assoluta quando ragioniamo sul Covid, ma di elementi di accelerazione di processi già in atto. Ecco, la rete già dominava il nostro mondo sociale individuale. E il punto vero è che nel momento in cui arriva il lockdown e la rete cambia posizione, chi mai si azzarderà, scrivo io, a criticare oggi internet in quanto sistema mondo? A questo punto, siccome il processo di smaterializzazione dei nostri corpi era già cominciato, a questo punto diventa qualcosa di inevitabile, che diamo per scontato, mentre invece io vorrei che su un tema come questo, cioè la smaterializzazione dei nostri corpi e del loro uso sociale, dell'uso che possiamo farne, ecco, questo tipo di discussione è completamente assente. La discussione su internet si limita ai difetti di internet, gli haters o so come dire, le fake news, ma non va al cuore del problema. Marco Bracconi, però la smaterializzazione a cui lei faceva riferimento, io desidero ancora sostare proprio su questa cosa, perché è un passaggio fondante del suo libro. In sostanza, la smaterializzazione delle persone vuole dire semplicemente che io a questo punto io lavoro da casa la mattina sera e quindi io non sono in giro, c'è meno gente, quindi sì, ci sarà più connessione, ma forse c'è meno relazione. E queste due parole sono parole fondanti, soprattutto la parola relazione per la vita umana. Esatto, e anche, mi permetto di aggiungere, per la democrazia. A voglia. Ecco, e appunto, l'ultima parte del mio libro pone il tema dei grandi luoghi di formazione dello spirito pubblico, appunto, guarda caso, sono quelli investiti oggi dalla rivoluzione digitale, lo smart working, cioè i luoghi di lavoro, l'e learning, e cioè le università, cioè i due grandi luoghi dove nasce anche il conflitto, dove in qualche modo le generazioni si scontrano e incontrano. Ecco, tutto questo noi stiamo, un po' con la scusa del Covid, perché era un processo già iniziato, stiamo un po' allegramente, un po' troppo allegramente, delegandolo al digitale. Cioè è del tutto evidente che lo smart working è oggi un grande vantaggio per molte aziende e potrebbe essere un ulteriore vantaggio nei prossimi anni complicati che ci attendono. Leggendo il suo libro mi è venuto in mente Marco Bracconi, ma in una non so se nostalgia o un ricordo scolastico, che lo statuto dei lavoratori, e mi sono chiesto, ma lo statuto dei lavoratori oggi, con questa smaterializzazione, con questo smart working, la figura del lavoratore, ecco, oggi non si parla più di lavoratori, che cosa siamo diventati, che cosa diventeremo? Funzioni di lavoro piuttosto che lavoratori. Io nel libro, un po' scherzando, amaramente e sarcasticamente, dico tutti i rider, con tutto il rispetto per chi svolge quel lavoro, tutti i rider ma senza bicicletta, senza andare in bicicletta. Alla fine i luoghi di lavoro dovrebbero essere luoghi di confronto, conflitto sociale, costruzione dello spirito, di quello che poi accade nella polis, così come dovrebbero essere l'università, dovrebbero essere i giornali. Ecco, la digitalizzazione, la smaterializzazione dei nostri corpi in questi settori decisivi della vita pubblica. Noi ci siamo domandati davvero quanto costa e che conseguenze ha, perché io temo che, diciamo, tra l'altro nello scenario attuale in cui non è che il digitale è un open source, una tecnologia a disposizione di tutti, il digitale è una tecnologia dominata e autoritaria, tra virgolette, perché giunge dalle 5 imprese più ricche del mondo, punto e basta, che hanno come missione quella di fare i profitti. D'accordo, poi possiamo fare anche tutti i campus di ricerca o fare i benefattori, ma il compito di Google, di Facebook, di Amazon è fare soldi. Ecco, noi abbiamo affidato un sistema mondo da cui siamo completamente dipendente a qualcosa che è governato da 5 signori che stanno in posti che conosciamo
soltanto per i post che fanno su Instagram. Ecco. E allora... una tecnologia, tra l'altro, scusami, prego. Una tecnologia che aggiungo, è una tecnologia che poi ha, dal punto di vista tecnico del sapere, dei saperi interni, delle grandi complicazioni. Il punto vero è che spiegare come funziona una lampadina a un ragazzino non è difficile, o a un signore di 40 anni. Spiegare come funziona internet è un po' più complesso, e quindi con tutte le derive elitarie che questo può produrre. Io nel libro scrivo, e chiudo su questo, e nel libro scrivo, le nuove classi saranno ridefinite per via tecnologica e non per via di reddito. Ecco, io vorrei ancora prendere l'attenzione un minuto, perché sì. A proposito dei corpi, mi è venuta in mente una teoria, se ricordo bene, del filosofo Jean-Luc Nancy, no? Che a proposito della genetica dei corpi diceva, e dice, che non è stato affatto messo in discussione da questo coronavirus. Praticamente, nei fatti, il mondo non cambia, nonostante ci sia successo qualche cosa di fortemente grande, no? Nonostante questo, non ci sono questi grandi cambiamenti. Lei che cosa ne pensa? Beh, intanto mi viene da notare che tutti li evocavamo e li davamo per certi, questi grandi cambiamenti, 6 mesi fa, no? Ricorderete? Ne usciremo migliori, la consapevolezza ambientale, c'è stata una grande retorica, un grande apparato di retoriche su questo tema. Ecco, questo è stato uno dei motivi per cui ho scritto il libro, perché era abbastanza odiosa questa lettura un po' banale, come se una società e una serie di sistemi politici pieni di tensioni, di conflitti piuttosto degradati, improvvisamente arriva il Covid e diventano il paese meraviglioso in cui tutti si vogliono bene, eccetera, eccetera. È stato tutto abbastanza scemo, lo possiamo dire, questa lettura. Infatti oggi ci troviamo di fronte a giustamente alla normalità, cioè a quello che c'era prima. Non è questo è stato il grande inganno comunicativo e autoinganno di tutti noi, il racconto che abbiamo fatto di questa vicenda, soprattutto dei giornali, cioè il non vedere quello che era veramente nuovo in quello che succedeva, quello che invece era soltanto un'accelerazione di qualcosa che già stava succedendo. Ecco, internet è stato esattamente questo. La mutazione di internet. Per il resto le persone non cambiano. Le persone non cambiano in questo modo. Noi abbiamo tutti evocato in modo un po' paternalista, soprattutto i giornali, l'occasione della quarantena per riscoprire i veri valori della vita, ma in realtà sono processi che richiedono ben maggiore profondità e ben più tempo, quelli, che una quarantena giocata tutta sull'attesa del ritorno là fuori per tornare a fare la vita di sempre. Prima di salutarci, Marco Bracconi, qual è il libro, sì, che fa compagnia in questi giorni? A me, sì, in questo momento? Io in questo momento sto leggendo un saggio molto lungo e molto appassionante, malgrado il tema, che si chiama Piacere e colpire, la società della seduzione, di Gilles Lipovetsky, che è uno studioso, un filosofo francese, e che ovviamente nel titolo Piacere e colpire evoca il sorvegliare e punire di Michel Foucault. Ed è un libro su come è cambiato il rapporto, su che come la seduzione nella ipermodernità che viviamo è diventata la cifra con cui possiamo leggere l'intera dinamica delle nostre civiltà, cioè quella che appunto Guy Debord qualche decennio fa chiamava la società dello spettacolo, per Lipovetsky è la società della seduzione. Sono a pagina 100, vi farò sapere. E quindi anche questo libro entra anche nel discorso della mutazione, per forza di cose. Intanto sta prima, mutando tutto. Certo, prima di chiudere vorrei correggermi, ho detto giovedì 26, ma è mercoledì 26, domani, l'appuntamento con Marco Bracconi a Passaggi Festival di Fano. Grazie ancora Marco Bracconi e buon lavoro. Buonasera, grazie.